Benvenuti a Mezz'ora con Elena Blavatsky. Rubrica a cura di Roberto Romiti, quarto appuntamento. Ok, incontro numero 4 con Mezz'ora con Madame Blavatsky. Questa volta sento la necessità di giustificarmi. Perché? Che titoli ho per permettermi di intervistare un personaggio come Madame Blavatsky? Questo di sicuro sarà il pensiero di qualche teosofo. Allora chiarisco che qualche storia durata la quarantina d'anni ce l'ho. Madame Blavatsky la conosco da più di 50 anni, quindi più di mia moglie. Ma nella mia storia, una delle mie vite, sono stato presidente di due gruppi teosofici importanti, il gruppo teosofico acquariano e il gruppo teosofico torinese. In più, mi sono trovato anche quando è mancato Edoardo Bresci, a dire l'età dell'acquario, del teosofo Bernardino del Bocca, che è quello che ha portato la rivista L'età dell'acquario nel 1970. Nell'82 ho partecipato a nome dei teosofi italiani nella sede di Adyar in India per il centenario della fondazione della sede, ed è lì che ho conosciuto alcuni personaggi e ho potuto verificare di persona alcune cose. Ho detto che sono stato iscritto per una quarantina d'anni alla Società Teosofica, ma non volendo più essere definito come il teosofo, oggi non sono più iscritto e mi accontento di essere definito apprendista teosofo. Ok, ritorniamo all'intervista. Alla fine dell'intervista, di questa mezz'ora, come al solito, Enrico Ballantini, per chi vuole una specie di salvagente, la carica dei 12.555. È una bella sintesi di circa 12 minuti con la voce di Alberto Lori e la musica di Rino Capitanata. Torniamo all'intervista. La prima domanda è: cara Elena, cosa mi puoi dire dei Deva? Ricordo che Deva e Asura sono delle entità. Corrado Malanga ne parla come le due forze in lotta tra di loro. Però vorrei vedere la definizione che si trova nel glossario teosofico di Madame Blavatsky, che è gratuitamente visitabile nel solito e pluricitato istitutocintamani.org. Brevemente, gli Asura sono degli elementali o dei cattivi. In realtà sono anche spirituali e divini. Si tratta di vedere da che punto di vista. Ricordo sempre che tra le due forze in guerra o in lotta si chiamano fratelli della mano destra e fratelli della mano sinistra. Perché si chiamano fratelli? Allora, comincio con la definizione Deva, che è una parola sanscrita, tratta dal glossario teosofico di Blavatsky. Dea, un dio, una divinità risplendente. Deva, Deus, deriva dalla radice div, lo splendore.
un deva è un essere celestiale, sia buono che malvagio o indifferente. I deva dimorano nei tre mondi, che sono i tre piani al di sopra di noi. Esistono 33 gruppi e 330 milioni di deva. Ognuno si faccia il deva suo. Risponde Blavatsky. La gerarchia degli esseri chiamati Deva, e la cui varietà è così grande che non si può tentare di darne un'idea qui, è indicata in taluni trattati occulti. Ci sono degli alti Deva e dei Deva inferiori, così come degli elementali superiori e degli altri molto al di sotto dell'uomo e anche dell'animale, ma tutti sono e saranno uomini ed i primi rinasceranno su pianeti superiori e in altri Manvantara. Io ogni tanto spiegherò alcune parole, non le posso spiegare tutte. D'altra parte, chi ha la pazienza di seguire queste interviste è già scafato, insomma, certe cose le avrà trattate più volte, le avrà sentite più volte. Oh, chiarisco ancora che in queste mie chiacchierate arriverò spesso al discorso dei medium. Questo perché io ritengo che medium, canalizzatori e canalizzatrici sia il pericolo maggiore di oggi. Io ho conosciuto alcuni medium, ho fatto alcune piccole esperienze, oltre che nell'aldilà, anche nell'aldilà, per sapere di cosa parlo. Ma in particolare ho conosciuto tre persone viventi che io ritengo medium. La prima a Torino è stata Libia Martinengo. Andando oggi in internet si trova tutto su di lei. È vissuta tra il 1912 e il 2000. È stata considerata una delle medium più potenti in assoluto nelle sue conferenze pubbliche. Alcune volte ha partecipato anche Albert Einstein, che ricordo aveva sulla sua scrivania la dottrina segreta di Madame Blavatsky. Questo risulta dalla nipote di Einstein, che è stata nella sede Adyar indiana per cercare di capire perché il nonno aveva questo grosso libro. Con Libia Martinengo, oltre ad aver sentito alcune sue conferenze, ho fatto una seduta spiritica, quindi ho verificato alcune cose. Il secondo medium che io considero medium è Gustavo Adolfo Roll, che è vissuto a Torino 1903-1994. Io, su invito di una sua amica, Giuditta Dembek, poi è quella che ha pubblicato un testo con la registrazione di Roll, ho partecipato a una serata a casa di Roll e, su sua richiesta, abbiamo fatto, cioè ho fatto, alcuni giochi con le carte che spesso vengono descritte, per cui ho potuto verificare di persona quello che già conoscevo. Ma per me Roll non è personaggio particolarmente rilevante, perché non è stato come uno che io ho incontrato più volte e che penso abbia un risultato tuttora importante come filosofo. Sto parlando di Krishnamurti. Krishnamurti, 1895-1986, indiano, cresciuto inizialmente per i primi anni, scoperto da Leadbeater, Società Teosofica. L'ho incontrato più volte, l'ultima volta nel 1982, nella sede della Società Teosofica. Al di là della separazione, dell'abbandono che lui ha fatto alla Società Teosofica nel 1929, dicendo che la verità è una montagna con tanti sentieri,
è stato sempre molto legato alla società teosofica, soprattutto fino a quando è vissuta quella che è stata un po' sua madre, cioè Annie Besant. Con Krishnamurti io ho passato un pomeriggio a Sanenstad, nello chalet dove abitava, ospite, e assieme ad altri 5-6 ragazzi, io allora avevo già 40 anni, ai piedi di Krishnamurti non mi è venuta manco una domanda. Ho mangiato a un metro da lui più volte e manco mi è venuta voglia di farmi fare un autografo. Perché? Perché uno che è arrivato alla conclusione libertà dal conosciuto, perché solo allora comincia a parlarti la voce del silenzio, e che domande gli fai? Torniamo al glossario teosofico, alla definizione di manvantara, termine o manvantara, adesso mi perdono. È un termine sanscrito, dice Madame Blavatsky, si tratta di un periodo di manifestazione contrapposto a pralaya, che significa dissoluzione o riposo, applicato a vari cicli, specialmente ad un giorno di Brahma. Un giorno di Brahma sono 4 miliardi e 320 milioni di anni solari. È al regno di un solo Manu, che sono 308 milioni e 448 mila anni solari. Manuantara significa fra due Manu. Domanda. Una delle parole più discusse ed interpretate nei secoli è etere. Cosa ci puoi dire al riguardo? Blavatsky. L'etere universale, agli occhi degli antichi, non era semplicemente un qualcosa di vuoto, diffuso in tutta l'estensione del cielo. Per essi era un oceano senza limiti, popolato come lo sono i mari terrestri di dei, di spiriti planetari e di creature mostruose o insignificanti, che avevano in ogni loro molecola i germi della vita, degli stati potenziali fino a quelli più sviluppati. Gli antichi erano convinti che le varie specie dei planetari, degli elementali e degli altri spiriti abitavano le diverse parti del grande oceano eterico. Secondo le antiche dottrine, è il movimento perpetuo inerente alla luce astrale che determina l'evoluzione di ognuno dei membri di questa moltitudine di esseri eterei e vari, gli dei superiori e gli elementali senza anima, dice Madame Blavatsky, che è mancata nel 1891. La luce è forza e la forza è il prodotto della volontà. Questa volontà procede essa stessa da un'intelligenza infallibile, poiché è assoluta ed immutabile e non ha alcun rapporto con gli organi materiali del pensiero umano. È l'emanazione pura e senza mescolanza della vita una. Dall'origine dei tempi, questa volontà, in armonia con le leggi immutabili, assicura l'elaborazione delle strutture elementari necessarie alle generazioni posteriori che chiamiamo razze umane. E tutte queste razze, che appartengono a questo o a un altro pianeta, fra le miriadi che occupano lo spazio, hanno i loro corpi terrestri, che si sviluppano in questa matrice, derivando dai corpi stessi di alcune classi di questi esseri
elementari, con la R, cioè i germi primordiali degli dèi e degli uomini, che sono quindi passati nei mondi invisibili. Domanda. Se possibile, vorrei avere ancora delle notizie sugli elementali. A quanto ho capito, non hanno forma e quindi sono dei centri di forze senza una coscienza. È così? Bravi. Sì, i loro atti possono essere indifferentemente buoni o malvagi. Si dice che questa classe possegga uno solo dei tre principi attribuiti all'uomo. Non hanno gli elementali, né spirito immortale, né corpo tangibile, ma solo forme astrali. Sono una combinazione di materia sublimata e di mente rudimentale. Non solo esistono e possono tutti vivere nell'etere, ma per di più possono servirsene e dirigerlo per la produzione di effetti fisici, con la stessa facilità con cui noi possiamo comprimere dell'aria o dell'acqua per lo stesso scopo, per mezzo di macchine pneumatiche o idrauliche. In queste operazioni sono aiutate facilmente dai gusci o elementari umani. Più ancora, sono in grado di condensarlo in modo da farsi dei corpi tangibili, ai quali possono in seguito, grazie ai loro poteri camaleontici, far assumere l'apparenza che desiderano, prendendo come modelli i ritratti che trovano impressi nella memoria delle persone presenti nelle sedute spiritiche. E non è necessario che coloro che assistono alla seduta pensino in quel dato momento alla persona che è rappresentata. La sua immagine può essere scomparsa anni prima, ma la mente riceve un'impressione indelebile anche dagli incontri fortuiti e dalle persone con le quali si è trovata in contatto una volta sola. Ricordo che Madame Blavatsky sta scrivendo, rispondendo a cose che ha imparato dai suoi maestri. La ragazzina è scappata di casa a 17 anni, è stata istruita per un certo numero di anni, ma queste nozioni non è che si imparano andando a scuola. Oltretutto lei era ritenuta una delle più grandi medium ad effetti fisici dell'epoca. Dice Elena, nella Cabala ebraica gli spiriti della natura erano indicati con il nome generico di Shedim e divisi in quattro classi. Gli indù li chiamavano Buta e Deva, i persiani li chiamavano tutti Dev, i greci li definivano indistintamente come Daimon, gli egiziani li conoscevano come Afriti. Gli antichi messicani, ci informa Kaiser, credevano nell'esistenza di numerose dimore degli spiriti. In una di queste, le ombre dei bambini innocenti soggiornavano fino alla loro liberazione. In un'altra, situata nel sole, ascendevano le anime valorose degli eroi, mentre gli spettri laide dei peccatori incorreggibili erano condannati ad errare disperatamente in luoghi sotterranei, incatenati nel seno dell'atmosfera terrestre, senza la volontà né il potere di liberarsi. Gli spettri passavano il loro tempo a comunicare con i mortali e a spaventare coloro che potevano vederli. Passatempo. Alcune tribù africane li conoscevano con il nome di Yovau. Nel pantheon indiano non vi sono meno di
330 milioni di generi differenti di spiriti, compresi gli elementali, alcuni dei quali erano chiamati Daitya dai Brahmani. Se i nostri astronomi riescono talvolta a predire dei cataclismi come terremoti o inondazioni, gli astrologi e i matematici dell'Indi sono in grado di farlo e l'hanno fatto con maggiore precisione ed esattezza, servendosi di dati che sembrerebbero completamente ridicoli ai nostri scettici moderni. Si ammette, dice Blavatsky, che le diverse classi di spiriti hanno una simpatia particolare per taluni temperamenti umani e che possono agire sugli uni piuttosto che sugli altri. Così, una persona biliosa, linfatica, nervosa o sanguigna sarà colpita favorevolmente o sfavorevolmente dalle condizioni dei corpi planetari. Ne segue che l'esattezza di un oroscopo non dipende solo dalla conoscenza astronomica dell'astrologo, ma anche dalla sua conoscenza delle forze occulte e delle classi degli spiriti della natura. Nuota Pierino, nuota. Abbiamo cancellato qualche migliaio di astrologi. Se ha ragione Blavatsky, eh. Dice Elena, Pitagora insegna che l'intero universo è una vasta serie di precise combinazioni matematiche e per Platone la divinità geometrizza. Il mondo è sostenuto dalla stessa legge di equilibrio e di armonia su cui è costruito. Equilibrio e armonia. Nelle rivoluzioni armoniose delle sfere, la forza centripeta non potrebbe manifestarsi senza la forza centrifuga. Tutte le forme sono il prodotto di questa duplice forza della natura. Così possiamo equiparare lo spirito all'energia spirituale centrifuga e l'anima all'energia spirituale centripeta. Quando sono in armonia perfetta, queste due forze producono un risultato. La vita individuale può proseguire solo sostenuta da questa duplice forza. Dopo la morte dei depravati e dei malvagi, arriva il loro momento critico, l'anima. Una volta liberata dal corpo, segue le sue attrazioni terrestri, attratta e poi mantenuta magneticamente nelle fitte nebbie dell'atmosfera materiale del Kamaluka. Vengo al glossario teosofico di Blavatsky, definizione di Kamaloka, sanscrito. Kamaloka è il piano semimateriale, soggettivo ed invisibile per noi, dove le personalità, le maschere, disincarnate, le forme astrali chiamate Kamarupa, rimangono finché vi spariscono dopo l'esaurirsi completo degli effetti di quegli impulsi mentali che hanno creato questi spettri di passioni e di desideri umani. È l'Ade degli antichi greci, è l'apostrofo Amenti degli egiziani, la terra delle ombre silenti, una divisione del primo gruppo dei Trilokia, dice Blavatsky. L'annichilamento di una tale anima non è mai istantaneo. Può forse durare dei secoli, stiamo parlando degli esseri cattivi,
può forse durare dei secoli, finché la natura, perché la natura non procede mai a salti, né a sbalzi. Ed essendo l'anima astrale della personalità formata di elementi, la legge dell'evoluzione richiede un certo tempo per la sua opera. Oltre agli elementali e agli elementari, esiste un'altra classe ben più pericolosa, conosciuta in Oriente col nome di fratelli dell'ombra. Ecco qua i fratelli. Io sono figlio unico. Sono uomini viventi, posseduti dagli elementari attaccati alla terra. Qualche volta questi uomini sono i loro padroni, ma essi stessi finiscono sempre per diventare le vittime di questi terribili esseri. Nel Sikkim e nel Tibet li si chiama Dukpa, berretti rossi, in opposizione ai Gelugpa, berretti gialli, appartengono la maggior parte degli adepti e dei maestri. Vi sono due classi di questi terribili fratelli dell'ombra, i viventi e i morti. Gli uni e gli altri, astuti, vendicativi, cercano di riversare le loro sostanze sull'umanità. Essi diventano, fino all'annichilamento finale, dei vampiri, degli esseri demoniaci femminili e degli attori volanti nelle sedute critiche. Questi sono i divi di grandi spettacoli spiritici di materializzazione, fenomeni che compiono con l'aiuto delle più intelligenti fra le autentiche creature elementali, che fluttuano attorno ad essi e li accolgono con gioia nelle proprie sfere. Dice ancora Blavatsky. I maghi e i filosofi teurgici si sono sempre opposti energeticamente contro l'evocazione delle anime. Dice il filosofo e storico Michele Psello, 1018-1096. Non fate venire l'anima per paura che nel ripartire porti via qualcosa. Voi non siete preparate a contemplarle prima che il vostro corpo non sia iniziato. Questi filosofi sono fortemente contrari a tale vocazione per diverse buone ragioni. Uno, dice Giamblico, che è vissuto tra il 245 e il 325 d.C., è molto difficile distinguere un daimon buono da uno malvagio. Due. Se il guscio di un uomo buono riuscisse a penetrare la densità dell'atmosfera terrestre, sempre oppressiva, spesso ripugnante, ne deriverebbe tuttavia per lui un danno inevitabile. L'anima non può venire in prossimità del mondo materiale senza trattenere qualcosa nel ripartire. Senza trattenere qualcosa nel ripartire. Ciò vuol dire che essa insozza la sua purezza, cosa di cui ha più o meno da soffrire dopo la sua partenza. Dico io, chissà come mai molte medium presentano grossi problemi, grossissimi problemi di salute. Ne conoscete qualcuna? Vediamo il glossario teosofico per la definizione di gushi. Gushi è il nome cabalistico per i fantasmi dei morti. Gli spiriti degli spiritisti a fenomeni fisici, chiamati così perché sono forme illusorie prive dei loro principi superiori. Il fumo di una sigaretta se ne va. Cosa rimane? Forse il profumo.
non è facile portare indietro il fumo della sigaretta, è più facile sentire il guscio della sigaretta. Dice Blavatsky: non vi sono che i praticanti della magia nera che, con potenti incantesimi di necromanzia, forzano la presenza delle anime insozzate di esseri che hanno avuto delle vite malvagie e che sono disposte ad aiutarli nei loro disegni egoistici. I teurgi, per cacciare i cattivi spiriti, impiegavano dei prodotti chimici e delle sostanze minerali, fra queste una pietra chiamata. Allora, Mnizurin, 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 era uno degli agenti più potenti. Andare a cercare, chissà se Wikipedia ci aiuta. Una pietra chiamata Mnizurin. Dice un oracolo zoroastriano: quando vedrete avvicinarsi un daimon terrestre, sacrificate la pietra Mnizurin. Blavatsky sempre. Questi daimon cercano di introdursi nei corpi dei semplici di spirito e degli idioti e vi restano fino a quando non ne sono espulsi da una volontà potente e pura. Gesù, Apollonio ed alcuni degli apostoli avevano il potere di cacciare gli spiriti, purificando l'atmosfera all'interno e all'esterno del paziente, in modo da obbligare questi indesiderabili occupanti a fuggirsene. Domanda. Ho trovato in Iside Svelate il termine etrobazia. Che cosa si intende? Blavatsky. È una parola che deriva dal greco e significa camminare in aria o alzarsi in aria senza alcun agente visibile in azione. È equivalente del termine levitazione. Può prodursi coscientemente o incoscientemente, nel primo caso è magia. Nel secondo, o è malattia o è un potere che richiede qualche parola di spiegazione. Sappiamo che la Terra è un corpo magnetico. Infatti, come hanno scoperto alcuni scienziati e come affermò Paracelso circa 300 anni fa, essa è un grande magnete. Mi viene in mente che potrei fare anche una mezz'ora con Paracelso. Vediamo. È caricata la Terra con una forma di elettricità, chiamiamola positiva, che evolve continuamente per azione spontanea nel suo interno o centro di movimento. I corpi umani, come tutte le altre forme di materia, sono fatti con la forza di elettricità opposta, la negativa. Ciò vuol dire che i corpi organici e inorganici, se lasciati a se stessi, si caricano da soli e costantemente con la forma di elettricità opposta a quella della Terra e la evolvono. Ora, cos'è il peso? Semplicemente la trazione della Terra. Ci dice il professor Stewart: senza trazione terrestre non ci sarebbe peso, e se ci fosse una Terra due volte più pesante di questa, la trazione sarebbe doppia. Come possiamo eliminarla? Secondo la legge elettrica prima enunciata, c'è attrazione fra il nostro pianeta e gli organismi che sono su di esso, che li tiene sulla superficie del globo. Ma la legge di gravitazione è stata vinta molte volte per levitazione di persone e oggetti inanimati. Come si spiega? La condizione dei nostri sistemi fisici, dicono i filosofi teurgici,
dipende largamente dall'azione della nostra volontà. Se ben guidata, può produrre miracoli. Fra gli altri, un cambiamento di questa polarità elettrica dal negativo al positivo, il rapporto dell'uomo con il magnete Terra, diventerebbe allora repulsivo. Cambiando la polarità, diventerebbe allora repulsivo. La gravità cesserebbe per lui di esistere e gli diventerebbe naturale salire in aria finché la forza repulsiva si fosse esaurita, come prima lo faceva restare al suolo. L'altezza della sua levitazione sarebbe in rapporto alla sua maggiore o minore abilità di caricare il suo corpo con elettricità. Una volta ottenuto questo controllo sulle forze fisiche, l'alterazione della sua leggerezza o gravità gli sarebbe facile come respirare. Bene, abbiamo passato la nostra mezz'ora. La numero 5, la prossima numero 5, comincerà con una domanda. Vorrei approfondire il fenomeno della medianità. Così insistiamo fino a esaurimento. Adesso, per chi ha voglia di avere un sollievo di circa 12 minuti, c'è la carica dei 12.555, parole di Alberto Lori, musica di Rino Capitanata. È una sveltina molto utile al mattino o alla sera prima di addormentarsi. Provare per credere. Grazie. Grazie per averci scelto. Appuntamento alla prossima settimana con la quinta puntata, sempre con la rubrica a cura di Roberto Romiti, Mezz'ora con Elena Blavatsky. Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Thank you.
riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Thank you.
Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Thank you.